Ascoltando questa presentazione così emozionante, così sentita e così condivisa, mi viene da dire una cosa molto sincera e onesta. Realizzando questo cantiere si realizza un piccolo sogno ed è paradossale come cercando di far rivitalizzare la cultura si riaccenda in tre ragazzi, che siamo veri ragazzi, noi ragazzi Alessandro, Tommaso e Aldo, che hanno avuto questa vestitura così delicata e importante con il TSA, di mettere a disposizione tutto l'entusiasmo, tutta la voglia che abbiamo concreta di vivere nel mondo del teatro, che abbiamo pensato sempre che fosse legato a pareti chiuse e a un ascolto silenzioso e rituale. Ed è interessante invece come la ritualità e il teatro possa invadere la città, e di questo sarò sempre debitore nei confronti e di chi ci ha permesso di essere qui all'Aquila. Quindi ringrazio realmente l'assessore, il sindaco e soprattutto chi tanti anni fa, come il dottor Massasi, Salvo, mi ha permesso di credere che ci sono due piani nella vita molto semplici e essenziali. Uno è teorico e romantico, amiamo il teatro, lo ascoltiamo, ci piace, l'altro è molto concreto, e questa credo che sia l'occasione più concreta che si possa presentare anche un istituto così storicamente importante come il TSA, cioè dimostrare quanto realmente e concretamente si ama lo spettatore e il mondo del teatro. Il mondo del teatro non è fatto soltanto di chi sta sul palco, ma di chi assiste e di chi tornerà a vedere gli spettacoli e di chi tornerà per le strade dell'Aquila incuriosito da tutto quello che verrà presentato all'interno dei cantieri. Ringrazio veramente anche Antonio Massena e soprattutto ringrazio la città tutta che dà la possibilità non scontata a tutti questi folli di invadere la città e di animarli secondo quelle che sono così l'arcobaleno folle dell'arte. Ma ripeto, questa è una grande occasione concreta di dimostrare quanto si ama l'arte, e quindi tutte quelle parole legate alla politica, alle istituzioni, la possibilità di essere tutte quante messe insieme e di dare un impulso forte. E per quello che riguarda il progetto di Troilo e Crescita, ripeto, noi abbiamo sottotitolato come l'invenzione dell'umano. All'epoca l'uomo era messo nelle condizioni di dover scegliere nella situazione di stallo in cui si trovava all'epoca la guerra di Troia, che è un po' simile a quella in cui la situazione di stallo che c'è qui all'Aquila. È un progetto sul quale noi speculiamo artisticamente per poter portare tanti giovani qui all'Aquila. Io mi ritengo un giovane, ma solo perché, ripeto, l'occasione di dimostrare concretamente quanto si ama il teatro e tutte le sue declinazioni è qui presenti all'Aquila, sia a livello pubblico, sia a livello personale, sia a livello istituzionale. Quindi viva i cantieri dell'immaginario, e soprattutto viva l'Aquila. Stefania Pezzopane, i cantieri dell'immaginario lo possiamo definire un passo avanti verso l'Aquila Città della Cultura 2019? Un salto di qualità enorme nella programmazione culturale. Lavoro da 6 mesi a questa iniziativa, ma in campagna elettorale non volevamo promuoverla, sennò magari qualche cattivo avrebbe detto ecco, stanno facendo campagna elettorale. La presentiamo adesso e proprio all'indomani della competizione elettorale per far capire cosa vogliamo fare. Un grande progetto, un mese e mezzo di eventi in tutto il centro storico, anche in zona rossa. Tutte le iniziative sono finanziate dal Ministero dello Spettacolo e vanno a sostenere le attività delle istituzioni professionali, per l'appunto inserite nel Fondo Unico dello Spettacolo. E
artisti di primo piano che terranno laboratori teatrali, musicali e non solo all'interno del centro storico, quindi ogni spettacolo sarà la conclusione di un'attività di laboratorio, di sperimentazione realizzata con operatori ma anche con ragazzi, con persone che possono iscriversi a questi corsi. Un modo di animare questo centro storico che ancora non viene ricostruito, un modo di far capire che i cantieri non sono solo i cantieri materiali, ma ci sono i cantieri dell'anima, i cantieri dell'immaginario, i cantieri della mente, e che gli uni e gli altri devono andare insieme, perché l'Aquila si ricostruisce se le persone riescono a rigenerarsi, e questo è l'obiettivo. E Salvo Anastasi è un caro amico, all'indomani del terremoto è stato molto vicino alle istituzioni culturali, il Ministero non ha tagliato, a differenza della regione e della provincia, che si stanno comportando come matrigne della cultura. Il Comune dell'Aquila assieme al Ministero ha promosso questo progetto, e chiameremo anche altre istituzioni, anche quelle non finanziate dal FUS. È un bel finanziamento, io mi auguro proprio che ce lo finanzino anche negli anni a venire, e penso che ce lo meriteremo, perché sarà una bellissima cosa. I cantieri dell'immaginario, un'iniziativa che esploderà all'interno della città dell'Aquila, soprattutto nel centro storico e nella zona rossa. Sì, è un'iniziativa che mette insieme tutte le 8 istituzioni culturali della città finanziate dal FUS, parte il 2 di luglio e andrà avanti fino al 14 agosto, sia all'interno della zona rossa che fuori la zona rossa, quindi comunque all'interno del centro storico della città, con una serie di eventi, di workshop, di laboratori e di spettacoli, con la presenza di grandi artisti e grandi nomi di rilievo nazionale e anche internazionale. È un nuovo modo di concepire lo spettacolo, quindi un modo multidisciplinare e trasversale rispetto ad un modo, cioè di un po' superato, di quello che è il cosiddetto festival. Questo non è un festival, è un nuovo modo di produrre e di progettare spettacoli per una città che ne ha un grande bisogno. Prego.